Bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Zaffiro Alpha Randomizer Nuzlocke a cure limitate. Niente, mi è finita l'energia mentre dicevo l'intro. Nel video di oggi affronterò la settima palestra della regione di Hoenn e andrò anche a dare uno sguardo magari all'antro abissale. Sarebbe il caso, perché poi nel prossimo episodio cattura del leggendario e anche ottava palestra, quindi diamoci da fare. In teoria, in acqua potrei incontrare nuovi Pokémon, ma non ne sono sicuro di volerli incontrare. Per il momento ho messo il repellente, poi magari quando sono vicino a Verde Azzupoli diamo un'occhiata. Ah, ma queste erano le nuotatrici? Piovischio, guarda, ho davanti due Pokémon di fuoco. Dici tante randomizer, non ci sono Pokémon d'acqua. No, c'è Piovischio però. Questa è fatta, dai. Ero colpo. No, no, io... Se Charizard va KO finisce la serie, cioè non è... Non ne vale più la pena. Il problema ora è che ho tutti quanti Pokémon evoluti. Se dovessi trovare la pietra solare faccio evolvere Cottonee. Però la squadra per il momento è questa. Aurora, vedi di arrivare a livello 40 prima possibile, Tata, che c'è bisogno anche di te. Se si surf con Sharpedo, solcare il mare a una velocità... Ah, è vero! Vada come vada, ora troverò un Pokémon. E quale che sia diventerà parte della squadra, si spera. Se ne trovo uno? Non si trova Pokémon qua? Ok, era un Pokémon di prima o seconda gen quello. Oddio, Sandile! Oh cacchio! Mi sa che non lo prendo, devo tornarci. Wow. Ho pensato a un nome che potrebbe essere una battuta, però... No. Il problema è che è femmina, quindi volevo chiamarla Queen K-Rule, però... Prima cosa da fare, incrociarsi con gli alberi. Scarmen e Rocciorollo come lead mi piace. Quindi, andiamo ad affrontare questa palestra. Ah, Tato, come va? Sono Pokémon Psico. mi piacerebbe. Bella questa. Questa è una di quelle palestre che ti fanno dire... Cavoli, se è figa sta palestra, l'ho proprio fatto bene a rimodernizzarla. Oh yes, se pensi poi a quelle che erano una volta, che facevano davvero pena. In Smeraldo spostavi le statue, in Zaffiro e Rubino dovevi muoverti e cambiare percorso. Allora, livelli un pelino alti, ma poco. Allora amico mio, iniziamo male se già devo tornare al punto di partenza però. Tocca affrontarli tutti? No, non me ne va. Oh. Vedi, lui non ti fa affrontare tutti. È giusta. Oh yeah. Se n'è accorta dopo che stavo passando. Si è girata, mi ha visto, non se n'è accorta. Si è rigirata. Aspetta un attimo. Nature Force gli è da tripletta. Chi se la becca gli fa male. Potrebbe dare lo status, no? E proviamo così all'incontrario. Una bella sveglio pacca su Rhydon che fa ciao. Boh, non saprei, Pancham non l'ho mai usato, l'ho solo fatto evolvere su X e Y e ciao. Foro dimensionale mi piace però, vedi? Levo insidia, dai, levo insidia. Eccolo qua. Devo preoccuparmi? Dai, e ora dai capi palestra. Eccoli qua. Fate le belle statuine anch'io. Battete gli occhi all'unisono anche. Io non ho mai capito chi è maschio e chi la femmina tra sti due. Cioè nel senso chi è Tell e chi è Pat. Qual è il nome da femmina e il nome da maschio? Game Freak explain please. Ognuno di voi legge il pensiero dell'altro. Beati voi. Però se si presentano come Tell e Pat, allora Pat è la femmina. Però Pat, c'è il postino Pat, che è un nome da maschio, quindi. Tell e Pat coppia figa. Bello! Io volevo mettere Riccione davanti, mi è andata bene. Scatterbug, che convini. E uno. A posto. Io direi che me la posso tirare, è vinta. Forse non batto Labras con un colpo.
Però Fiamma Patto? A me è stato abbastanza furbo da farlo su Maitiera. Oh yes. Beh sì, in effetti loro hanno due Pokémon anche nel gioco base, quindi... Sì, però quando vai a fare la sfida su Smeraldo ne hanno 6, certo. Quello dopo è molto più difficile. Oh, adesso... Qualcosa mi dice che devo indagare. Però passiamo alle cose serie. Nell'oscurità e profondità del percorso 128 c'è una grotta sottomarina in cui dorme un Pokémon millenario. Vecchio. L'antro abissale. La grotta era stata sigillata ricorrendo alla forza di un Pokémon per impedire a chiunque di accedervi. Ma a quanto pare quei mascalzoni sono riusciti a spezzare il sigillo. Senza dubbio vogliono usare Pokémon millenario per i loro scopi. E mi sa proprio di sì. Praticamente qui ti imboccano abbastanza per farti capire quello che devi fare, ed è giusto in questo caso. Però almeno c'è un contesto. Ti dà un contesto. Oh, la maschera Devon per usare sub. Prima non c'era nei vecchi giochi, ti immergevi e quello che succedeva, succedeva. Non affogato ovviamente, però qui è contestualizzato tutto. È perfetto, è giusto così. Beh, è qui. Il punto è questo. Questo simbolo è forma proprio la A di Alfa. E più chiaro di così non si può. Comunque andiamo qui, dai. Mamma mia, che bello. Antro abissale. Wow. Oh no, è sottomarino. Allora sono qui quei mascalzoni del team. Mazoon! Itran dentro l'antro abissale! Ma un surf... Cioè, non penso di catturarlo. Ok, ci siamo allora? Ah, questa è l'ultima. Usiamo altro repellente tanto per... vai. Ci siamo. Questa mi ricordo che da piccolo la sbagliavo spesso. Anche se... Ok, no, devo farla per forza. Mi sembrava fosse tutto quanto aperto. Infatti era strano. Andiamo. Oh oh. Qua dovrebbe esserci anche un MT, vero? In teoria c'era terremoto, se non ricordo male. Eh sì, c'è. Però ovviamente essendo randomizzata. Che bella doccia scura. Mamma mia. E qui si va nelle profondità vere e proprie. E ride lui, contento. Moccioso, decisamente non finisci mai di stupirmi. Ti faccio i miei complimenti. E come segno del mio apprezzamento per il tuo coraggio e la tua abilità, sarai la prima persona al mondo a cui rivelerò l'identità del mio nuovo alleato. Il Pokémon millenario Kyogre! Oggi io assumerò il controllo dell'immenso potere di Archeo Kyogre e la userò per realizzare il mio sogno. Tu sei l'ultimo ostacolo che si frappone tra me e il mio sogno. Io e i miei Pokémon ti polverizzeremo. Ivan, uomo! Beh, ma cargo ed escavalier. Vediamo un po' che succede. No, c'è acqua scolo mio? Ah, però io lo blocco per me, non per gli altri. Allora è assorbacqua quella che annullava direttamente la mossa? Non sapevo di avere acqua scolo, devo essere sincero. A mutatipo! Ma non male! Ah, Mega Aggron fa! Brucia tutto allora. E pugno rapido su Aggron. Eccolo qua. Super Effic. E... però non va.
frana? Finisce la serie, mi dispiace. Serie. Porca miseria, quanto fa male sto coso. Oh! Ma quanto fa male? Tocca ricaricarlo perché... è assurdo. A pensarci bene, io potevo fare quest'intera serie con tutte cure limitate proprio di partenza. Non solo contro i capi palestra, ma proprio contro i nemici in generale. Perché ne ho usate pochissime, ne ho usate fuori dalle dentro le lotte. Due. Dentro le lotte forse 5 in totale? Che è buon numero. Ok. Dovremmo esserci. Non ha fatto la mega evoluzione perché boh. Non gli andava forse. Porca miseria, Charizard, mamma mia. Sei forte. Io non mi arrenderò mai. Vabbè, sì, dai, risveglia sto povero Pokémon e vediamo che succede. Che lavoro schifoso. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. Ma è terribile. Io volevo solo realizzare un mondo dove i Pokémon potessero vivere felici. Allora è questa la vera potenza del Pokémon millenario. Il vero potere di Kyogre è quello di riportare tutto allo stato primordiale. L'equilibrio del mondo è in pericolo. Forza, andiamo, Ivan. Sì, guarda, vi raggiungo anch'io, eh. Insieme riusciremo a far fronte a questa terribile minaccia. Aspettiamo a Ceneride, conto su di te. Beh, è successo quello che è successo. Charizard mi ha lasciato. È la cosa che più mi preoccupa ora. Quindi, arriverò a Ceneride, sistemerò la squadra e cercherò di venire a capo di questo casotto. Affronterò anche il capo palestra di Ceneride. E poi potremo dirigerci alla Lega Pokémon. Amici, vi ringrazio per aver seguito questo episodio della Randomizer Nuzlocke di Pokémon Alfa Zaffiro a cure limitate, eccetera, eccetera. Vi ricordo ovviamente che in descrizione trovate tutti quanti i link per i miei social e ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Ciao!